Oh, vediamo un po' se c'è qualcosa di bello, visto che è anche appena passato Natale, magari c'è qualcosa di interessante su Netflix. Ma cos'è questo qui? Ma facciamolo partire, vediamo. Cosa sto vedendo? E dura un'ora. Perfetto. Ma non sarà mica tutto così, no? Vero? Ditemi di no, per favore. E invece mi sembra proprio tutto così. Con la canzone natalizia, però, eh. Non male. E sì, su Netflix c'è una serie in cui c'è solo un fuoco, un caminetto che va e fa il fuoco. Ma adesso ve ne parlo meglio. E cambiamo anche angolatura, che forse è meglio, che questa non è proprio il massimo. Ecco, vi metto un attimo questa, diciamo, visuale, così potete vedere meglio tutte le varie cose che vi devo far vedere. Dopo tornerò alla classica, ovviamente, che si vede soltanto la mia faccia. Praticamente, se voi cercate Fireplace for Your Home su Netflix, trovate queste cose. Quello che vi sto facendo vedere io è questa, che è la serie, Fuoco scoppiettante per il Natale. È una stagione e praticamente c'è Fuoco scoppiettante per il Natale, un imitate ceppo scoppiettante arde al ritmo di classici brani di Natale come Joy to the World e We Wish You Merry Christmas. Ok, poi c'è Fuoco scoppiettante, un camino vecchio stile alimentato a legna, regala il calore scoppiettante del focolare. E fuoco scoppiettante con musica, il calore di un camion scoppiettante unito a un accompagnamento musicale creano la giusta atmosfera per scaldare i cuori. Questa è una stagione composta da 3 episodi, tutti da un'ora, e in tutti c'è semplicemente un camino che brucia con della musica sotto qui, qui della musica di Natale e qui solo un camino. E il regista di questa serie, diciamo, è George Ford, che non si è limitato a fare solo questa serie, non sia mai. Il nostro geniale George Ford ha fatto anche, se cercate sempre su Netflix, viene fuori ovviamente, Camino per casa vostra. E quindi sì, anche qua è un'ora di camino che brucia senza musica, ovviamente senza musica. Però è in Ultra HD 4K, mi raccomando, attenzione. Poi c'è sempre questo altro camino per casa vostra, fuoco crepitante dal legno di betulla, sempre il nostro George Ford, ovviamente. Io non so se definire quest'uomo geniale. Ah, qua parte però, parte, attenzione, il fuoco parte basso qui. Non è mica uguale agli altri. Mica stupido, George. Togliamo questo. E niente, quindi visto che siamo anche abbastanza diciamo, in ambito natalizio appena passato, questo è perfetto. Se volete, se non avete un camino, lo mettete lì e niente, mi raccomando, sono questi tre, non potete sbagliarvi. Adesso torniamo un attimo alla visuale classica. Oh, eccoci qua, ecco, praticamente niente, io volevo fare questo video semplicemente per farvi vedere questi tre camini che il nostro genio, ormai lo definisco anche genio, il nostro geniale George Ford ha fatto. Ha fatto questi tre film semplicemente filmando un camino e sono su Netflix e mi sa che la gente comunque li ha guardati perché se ci sono ancora, vuol dire che la gente li guarda, quindi non so che dire, questo George che cosa si sia fumato per fare una roba del genere, sinceramente. E secondo voi si è fermato qui? No, lui ha fatto altri film. Non ci sono su Netflix per fortuna, barra sfortuna, e quindi non ve li posso far vedere anche se in minima parte. Vi dico solo che uno si chiama Aquarium for Your Home e non ho proprio idea di come possa essere. Non mi viene in mente nessuna idea, come mai sarà un acquario?
query un for your home, ma non sarà mica una qua come hai fatto te di camini? E invece sì, è identico, solo che c'è un acquario, lui filma l'acquario semplicemente per un'ora, presumo, e per un'ora lui ha registrato questo acquario, tu non vuoi un acquario, te lo metti su, apposta nella televisione e sei a posto. Non si è fermato qui perché nel 2017 ha fatto 8-bit Digital Fireplace, che praticamente è un camino in 8-bit. Vi lascio un'immagine per farvi capire più o meno com'è. Insomma, non è che sia questa gran roba. E semplicemente basta. Qua stavo dando un'occhiata, che mi stavo cercando, mi stavo documentando un attimo e basta. Lui ha fatto la serie con i tre episodi, con i tre fuochi diversi. Ha fatto i due film, tra virgolette. Poi ha fatto Aquarium for Home e poi ha fatto 8-bit Digital Fireplace. Che cosa chiedere di meglio? Questo è un regista a cui, allora, si merita proprio un applauso. Cioè, che cosa gli possiamo dire a uno così che ha preso delle stronzate, però, cioè, adesso sono serio, adesso momento serietà. Lui ha preso delle stronzate, tipo un fuoco. Chi è che ci pensava? Cioè, chi è che c'aveva ok, può essere un'idea malata quanto volete, però mettersi lì, registrare un fuoco per un'ora e dopo riproporlo come film, perché magari uno a casa non ha il camino, allora fa, cacchio, vorrei avere un camino, però aspetta, c'è questo qua, lo metto su, faccio finta che deve avere un camino, crea un po' di atmosfera, perché comunque c'è anche la musica, quindi non è neanche così stupida come idea, come può sembrare. Secondo me personalmente è un genio, io non posso dirgli niente, se lo incontrassi vorrei stringere anche la mano. Cioè comunque pensarci anche su una cosa del genere, se ci cerca su YouTube. Ce ne sono di adesso pre-Natale, ce ne sono state finché vuoi. Io adesso questo qua l'ho pubblicato dopo Natale perché non sono riuscito a metterlo prima. Cioè, su YouTube ci sono quei video che sono in diretta, che durano delle ore e ore e ore con un fuoco e della musica che va. Lui ha fatto la stessa cosa, ma l'ha fatto molti anni prima, quindi secondo me applausi, cioè è un genio. Quindi lui è riuscito a pubblicare questi suoi film su Netflix. Per me, cioè, non ho niente, ovviamente non è contro di lui, non ho niente contro di lui, era solo questo video per scherzare così, per farvi vedere, farvi conoscere questa perla del mondo del cinema, di Netflix anche, che quindi voi se cercate appunto Fireplace trovate una serie, due film, di un caminetto che va, scoppiettante, un caminetto scoppiettante, scusate. Però voi fatevi sapere ovviamente questo video è un mix tra serio, leggermente ironico, ovviamente. Voi fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se per caso l'avete già visto queste serie o film o comunque ne avete già sentito parlare. E fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto perché è un esperimento, diciamo. Sapete che di solito principalmente, e se non lo sapete, io di solito principalmente porto videogiochi, ma mi piace anche sperimentare, fare video che non c'entrano niente, perché penso che comunque YouTube sia anche questo, sperimentare, ognuno è libero di fare quello che vuole, se io un giorno mi alzo e voglio fare appunto un video come questo, lo faccio e fine. Voi niente, fatemi sapere comunque se questo video vi è piaciuto, come mi piace, un commento, mi raccomando, e anche se i caminetti vi sono piaciuti, mi raccomando, e ditemi anche cosa ne pensate di George Ford, mi raccomando. E niente, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con un prossimo video.